ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arrangianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa maionese. Dai, ditelo, chi è che non ha mai mangiato in vita patatine con la maionese? Oggi vediamo insieme come si prepara una deliziosa variante fatta in casa con ingredienti semplici piuttosto di andare a prendere al supermercato con mille schifezze. È veramente facile e veloce. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa velocissima ricetta ci serviranno 2 tuorli d'uovo sodi. Per ottenerli abbiamo aspettato che l'acqua bollisse, dopo li abbiamo lasciati cuocere 9 minuti, 150 ml di olio di semi di mais, un tuorlo d'uovo crudo, succo di mezzo limone, un cucchiaio di aceto di sidro di mele, un pizzico di sale. Tutti gli ingredienti in questa ricetta sono biologici. Per prima cosa mettiamo dentro una ciotola i nostri tuorli sodi, aiutandoci con una forchetta li schiacciamo per bene, il più possibile. Fatto ciò aggiungiamo il tuorlo crudo. Puliamo per bene la nostra forchetta e ora, perché la nostra maionese tenga il suo colore bello giallo, dobbiamo usare esclusivamente un cucchiaio di legno. Mescoliamo per bene. Poi prendiamo un pezzo di Scottex e iniziamo ad aggiungere poco alla volta il nostro olio. Lo mettiamo su così nel caso cadesse un pochino di olio verrà assorbito. Comunque ne aggiungiamo un pochino alla volta e quando verrà assorbito ne aggiungiamo ancora. Cosa importante è mescolare sempre in una direzione. A questo punto non ci rimane altro che aggiungere alla nostra maionese un cucchiaino di succo di limone e un cucchiaino di aceto di sidro di mele. Ora non ci rimane altro che continuare a mescolare per bene. Questa maionese, ragazzi, la stiamo facendo proprio come le facevano le nostre nonne una volta, con ingredienti super naturali. A questo punto continuiamo ad aggiungere l'olio finché non arriviamo a metà del suo peso. Ora è giunto il momento di aggiungere il sale. Qui, ragazzi, è totalmente a piacere, perché ci può essere chi la vuole più sapida o meno sapida. E poi anche un cucchiaino di succo di limone. Anche qui è tutto a scelta, perché uno la può volere più aspra o meno aspra. Continuiamo a mescolare per bene. A questo punto aggiungiamo ancora un pochino di olio. E continuiamo ad aggiungere l'olio finché non lo finiamo. Ecco ragazzi come si deve presentare la nostra maionese dopo aver aggiunto tutto l'olio. Come vedete ha una consistenza letteralmente perfetta e un colore pazzesco, di un giallo veramente acceso. Ma guardate com'è venuta bene la nostra maionese! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di una maionese! Ragazzi, è spettacolare, è morbidissima, vellutata al punto giusto, ha il giusto sapore di sale, l'aceto non copre tutto, dà un aroma più particolare, dopo il limone non sovrasta il gusto della maionese ma ne smorza quello dell'uovo,
Insomma, ragazzi, veramente è una maionese favolosa, proprio come la facevano una volta e la dovete assolutamente provare. Bene, ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao, ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!